perché psicologicamente era diventata quella di Trani una situazione insostenibile, l'unico comune che ancora non ripartiva con il mercato, una situazione ingessata che abbiamo sbloccato in soli 10 giorni, un'assegnazione comunque provvisoria riconoscendo il diritto alla scelta del posteggio ma con la riserva di attuare tutte le procedure a garanzia, consumatori che apprezzano la nuova area mercatale. Questi sono gli elementi di positività. Ripartiamo da questi elementi per dire una cosa: l'area in cui ci troviamo ha delle prospettive di miglioramento estremamente interessanti, quindi noi oggi dovevamo testare innanzitutto l'indice di gradimento. Questo indice di gradimento c'è stato e lo vedete tutti, e non siamo ancora neppure nell'orario più importante di frequentazione del mercato. Fatto questo passaggio, sondato il gradimento dell'area, adesso lavoreremo sul layout, perché ci sono molte migliorie da effettuare, a cominciare da ulteriore disponibilità di quest'area centrale per il transito degli avventori. Magari vedremo anche come utilizzare al meglio le aree riservate all'emergenza, che possono essere rimodulate. Dobbiamo salvaguardare e contemperare evidentemente tutti i legittimi interessi, quelli del diritto alla salute, quello del diritto al lavoro importante. Per fortuna, diciamolo anche, tutto questo è stato possibile perché sono state ridimensionate le norme anti-Covid, perché se non avessimo avuto questo andamento negativo del virus ma positivo rispetto a quella ripresa della normalità di cui tanto abbiamo bisogno, seppur in precauzione, senza quelle condizioni davvero sarebbe stato impensabile 2 mesi fa pensare alla ripresa di questo mercato. Va rivisto sicuramente, perché diciamo che nel 2018 è stato approvato frettolosamente e forse senza neanche la concertazione.